Pochi resti restano nella mente. Tutto ormai probabilmente dell'occupazione nazista, della fascista dittatura. Per fortuna è dimenticato. Addirittura lo storico significato di quella tanto sofferta liberazione. Non importa più a nessuno, forse, di quella solennità civile, di quella carica emotiva, quelle sfilate unite nei canti, le polemiche, le grida, i pianti, tutto dissolto nell'oblio collettivo, sembra ci sia nella testa solo l'idea d'una festa. Io mi sento vivo invece, grazie a quei ricordi, a quella fine di Seconda Guerra Mondiale, che tanta gente morendo mi ha donato. Il 25 aprile, credo, non vada dimenticato. Bisognerebbe ancora capire e sentire per non tornare a commettere quegli orrori dall'una e dall'altra parte e ricordare al cuore quanto sia importante essere onorata e fiera, democratica, particella, libera e consapevole di questa, nonostante tutto, grande, fondamentale Repubblica Italiana.